Sindaco, buonasera. Buonasera. Il drago, il simbolo della città, 10 tonnellate. Però mi stanno aspettati 4,65 m, una battuta velocissima, 400 lastre di acciaio fatte in casa, però i Ternani che non sono mai contenti. Qualcuno, in particolare qualcuno, dice assomiglia un po' a un Pokémon. Lei che ne pensa? A un Pokémon. Signore, io penso semplicemente che c'è chi sta fermo per non fare guai. E normalmente chi sta fermo non viene mai criticato. Chiunque si muova trova sempre dall'altra parte qualcuno che dice qualcosa. Io voglio ricordare che questa è stata un'idea geniale e importante che è nata molti anni fa ormai, nella giunta precedente, e che fortunatamente ora è arrivata a casa. Io quando sono entrato mi hanno detto che era dentro un cassetto questo progetto, stava fermo, e noi abbiamo messo insieme quello che c'era. Come voi tutti sapete, la Fondazione Carit non aveva ancora dato il proprio consenso, quindi mancavano i soldi per realizzarla. Noi ci siamo messi nella condizione di riagganciare i rapporti con la Fondazione Carit, poi abbiamo stimolato tutti, da chi faceva l'acciaio a tutto il resto, ed è stato possibile realizzare questo progetto che nasceva quasi 3 anni fa e che stava dentro in cassetto senza nessuna realizzazione. Quindi diciamo che l'amministrazione Latini e l'amministrazione Bandecchi insieme hanno reso possibile? No, diciamo che l'amministrazione Latini ha avuto una proposta che l'amministrazione Latini non ha saputo portare a casa, perché le cose bisogna realizzarle, non solo pensarle. Vedi, e lei, pensiamo che la pace nel mondo sia una figata, giusto? Però può darsi che lei non riusciremo mai a realizzarla. Speriamo un giorno nasca qualcuno migliore di noi che la realizza. Ecco, è arrivata una giunta migliore che ha realizzato quello che qualcuno aveva pensato. È inutile continuare a sognare. Noi i sogni li facciamo diventare reali. Eccolo qua. Come ha detto, 4 metri e acciaio, eccetera, eccetera. Ci volevano i soldi per farlo e ci voleva la... Ci voleva la volontà di metterlo insieme. Noi questa volontà l'abbiamo avuta ed ecco perché i Ternani hanno questo. Poi qualcuno non piace, mica possiamo fare le cose che piacciono a tutti. Anch'io sono un bell'uomo, ma non piace a tutti. Bisogna aggiungere che il Comune di Terni ha poi, diciamo, contribuito con 20.000 euro e favorendo poi tutta una serie di sponsorizzazioni, perché il progetto era fermo. Dobbiamo ringraziare la Fondazione Carit che si è attivata da quando ci siamo insediati noi, quindi bisogna, perché siccome sono state delle autocelebrazioni da parte di chi era prima di noi, bisogna dire le cose come stanno, ci sono gli atti, i protocolli e tutto il resto. Grazie.